Benvenuti a Marassi, potremmo dire anche nella discoteca di Marassi, visto che c'è una musica altissima. Benvenuto a Ruggero Riccitelli, ciao Ruggero. Ciao, ciao Vanessa. Andrea Masiello. Due stagioni con il Genoa, Gasperini che è stato un po' il tuo maestro, per te una partita speciale. Sì, sicuramente, ritorno nello stadio dove ho vinto un campionato, quello della Serie B, che è stato un campionato molto difficile. Ritrovo i miei ex compagni, mi fa sicuramente piacere, però torno da avversario e cercherò di fare il mio meglio per poter fare il bene del Bari. Sai che questo è un campo difficile, cosa avete studiato per mettere in difficoltà il Genoa? Ma c'è da studiare ben poco, perché comunque sappiamo anche l'anno scorso che qua 5 squadre è venuta, ha fatto fatica a vincere, ma soprattutto penso che la differenza la fa il pubblico, che spinge molto la squadra. Poi loro ora sono un momento un po' particolare, che devono vincere a tutti i costi, però da parte nostra sappiamo che ci sarà da soffrire, però allo stesso tempo che se ci siamo con la testa possiamo far bene. Classica domanda da ex, se segni che fai? No, ma adesso ho detto anche, a parte che non segno, perché faccio 2 gol ogni 20 anni, però niente, no, non esulto per rispetto, perché comunque qua ho vinto un campionato, sono stato bene, ho vissuto emozioni forti, quindi è una decisione che ho preso già da tempo, quindi non c'è problema. Allora, ti chiedo subito questo, Ruggero, prima di andare da Daniele Barone per scoprire le novità di formazione del Bari. Hai sentito Masiello, ha detto tanto io ne segno pochi di gol, però per un difensore, per esempio, no, che appunto ne segna 2 all'anno, ma quanto è importante segnare un gol e poi festeggiare? No, no, ma infatti me lo chiedo anch'io, anche perché io quando segnavo, insomma, il massimo esultare, che è una soddisfazione per lui che è un difensore, appena detto che fa 2 gol l'anno, quindi se fa un gol così importante, bisogna vedere che importanza ha, però è strano non vedere un giocatore che non esultare. Tu esultavi? Sì, tranne contro la Roma una volta. Benissimo, allora Masiello ci sarà, insomma, è difficile che Ventura ne faccia meno, ma scopriamola la formazione del Bari, andiamo da Daniele Barone. Daniele. Sì, buongiorno. Allora Andrea Masiello ci sarà, ma una delle novità del giorno, una delle notizie del giorno, è che ci sarà anche l'altro Masiello, Salvatore, che rientra dopo aver assorbito i suoi problemi fisici, e allora per far posto a sinistra Salvatore Masiello, Ventura ripresenta Parisi al centro della difesa. Non è una novità in assoluto, già contro il Napoli Parisi aveva giocato da centrale per poi rispostarsi a sinistra dopo l'infortunio proprio di Salvatore Masiello. In mezzo al campo ancora Gazzi, Almiron, con Donati che parte dalla panchina. L'altra novità importante riguarda l'attacco, perché Ventura ha un Kutuzov ancora non al meglio della condizione, e allora lì davanti lancia la coppia Castillo-Barreto. Vanessa. Allora Ruggero, partiamo da queste novità, la novità che c'è in difesa, con Parisi centrale al posto di Rossi, con il ritorno di Salvatore Masiello e Belmonte sulle fasce. Secondo te perché Parisi e non Rossi? Ma sì, qui è l'unica scelta tecnica, devo dire, insomma, anche perché Rossi è l'unico che stava bene in difesa, quindi gioca Parisi lì, anche perché sappiamo tutti che Ventura predilige giocare con la palla a terra già dal difese, e forse Parisi è uno che esce meglio con la palla al piede di Rossi, anche perché però nello stesso tempo Rossi è più difensore, quindi staremo a vedere se ha avuto ragione Ventura in questo. Andiamo a Ventura. Ventura, la vigilia di questo Genoa-Bari è stato caratterizzato dalla polemica a distanza Gasperini-Ventura, vi siete già chiariti? Ma non c'è molto da chiarire, tanto probabilmente a Giampiero gli ha dato fastidio una frase che non è mai stata detta, quindi gli ho detto di verificare, perché non è mai stata detta, quella che il mio calcio libido non ho mai pronunciato da quando gioco e da quando faccio allenatore, una frase di questo genere. Ho detto che 2 anni fa che allenavo per libidine, ma non che il mio calcio è libidine, non sono così presuntuoso da poter dire una cosa di questo genere, quindi è chiaramente chiarito, ma al di là di questo credo che si parli più di queste sciocchezze che non magari di una partita fra 2 squadre, una al Genoa che deve essere una delle candidate a fare un campionato sopra le righe, perché all'organizzazione ci ha aggiunto qualità con questa campagna acquisti, quindi credo che non appena prenderanno il coinvolgimento di tutti, credo che inizieranno una scalata, ed è quello che gli auguro, contro la squadra, il Bari, che tutto sommato l'anno scorso ha fatto bene e quest'anno
credo che stia tentando di rifare bene, quindi si dovrebbe parlare forse un po' più di calcio che non di altre cose. La libidine per Ventura oggi sarebbe fare un risultato positivo su un campo difficile come quello del Genoa, a maggior ragione da genovese. Sì, è una parola che quella devi cancellare, però te l'ho appena detto che no, no, è una parola che va, noi la cancelliamo. Ma è chiaro che vogliamo, cerchiamo di fare bene, ma forse la quintultima di campionato, ci sono i 3 punti in palio che possono determinare la classifica finale, chiaro che diventerebbe diverso. Siamo alla 6ª di campionato, quindi vuol dire oggi come oggi per noi, anche se chiaramente poi il risultato è importante, ma oggi come oggi per noi è molto più importante la verifica che noi andiamo a fare, perché giocare su Amarazzi contro un Genoa che è chiaramente determinato a vincere per mille motivi. Cioè, il problema è come ci arriviamo, con che tipo di calcio facciamo, cosa riusciamo a produrre. Questo è, alla fine di questa partita sono queste le verifiche che noi andiamo a vedere. Non sappiamo, perché se anche facciamo il risultato facendo neanche un tiro in porta, tu capisci bene che vai poco lontano. Se invece facciamo il risultato, perché riusciamo a fare, non dico sempre, ma ogni volta che ci è concesso una proposta di gioco che può essere interessante, allora avrebbe una valenza diversa questa partita. Quindi siamo ancora nella situazione di poter andare a cercare la prestazione prima ancora del risultato. Uno dei pregi, Ruggero, sia di Ventura sia di Gasperini è quello di insegnare calcio, soprattutto ai giovani. Quanto sono importanti in questo senso questi due allenatori? Ma importantissimo, perché abbiamo visto insomma che Ventura, nonostante che cambi ogni anno dei giocatori, riesce a dare sempre un modo di gioco con chiunque squadra, non solo con le provinciali ma con le grandi squadre di blasone. Idem Gasperini, 5 anni, credo che sia l'unico allenatore che è 5 anni sulla stessa panchina, e quindi cercano di vincere giocando a calcio, lanciando i giovani, e questo vuol dire che loro sono dei grandi maestri. E noi un giovane ce l'abbiamo. Dentro Marazzi, siamo a Marazzi, la casa oggi di Genoa a Bari, una partita che tecnicamente promette, lo speriamo sempre a dire la verità, ma grandi cose oggi, due squadre che sanno regalare, sicuramente lo hanno nel loro potenziale, nel loro bagaglio tecnico, tanta qualità, tanta capacità di giocare un buon calcio. C'è stato qualche problemino alla vigilia, qualche scintilla tra i due allenatori, ma abbiamo visto poi nell'immediata vigilia del match, cioè quando le squadre sono arrivate in campo per la ricognizione, una stretta di mano, un abbraccio, insomma un bel chiarimento tra Gasperini e Ventura, e allora allontanando quelle questioni dei giorni che hanno preceduto la partita, andiamo con Ruggero Lizzitetti, che inizia a dare un'occhiata dentro gli spogliatoi, cominciando proprio dallo stanzone dove sta preparandosi il Bari, reduce dalla vittoria contro il Brescia, che ha rivitalizzato la squadra e la classifica dopo la brutta sconfitta di Milano contro l'Inter. Andiamo a scrutare gli sguardi dei giocatori della squadra pugliese, che oggi, ma lo scopriremo tra qualche istante, presentano alcune novità interessanti in formazione. Momenti sempre di grande concentrazione, sempre con un po' di tensione. Eccolo qua, lo spogliatoio del Bari. Sen Pantiello, poi il grande ex della partita, insieme a Gilet. Dove sono? È fuori lì nel corridoio della palestrina. Della palestrina qua, aveva allungamenti con un calzettone, no, allungano i calzettoni perché alcune volte posti la mare sono stretti, quindi si allungano per quelli. Non era un riscaldamento muscolare, ma era il riscaldamento dei calzettoni. Preparando anche Ghezzal, e questo lo spogliatoio del Bari, quello che è stato l'episodio che sta decidendo fin qui la partita. Sbaglia qui il Bari sugli sviluppi della rimessa laterale, c'è un sospettissimo tocco di mano di Toni che di fatto dà via libera a Palacio in area di rigore. Palacio poi con il sinistro riesce ad infilare alle spalle di Gileno, protestano molto i difensori, i giocatori del Bari per il tocco di mano di Toni, che in realtà grazie ai nostri replay è apparso abbastanza evidente. Adesso allora un po' di pausa e poi torniamo da Marassi per Genoa Bari.
pochi e tanti, insomma, no, devo dire che... Perché Toni è arrivato a 98. Ecco, non come Luca Toni, perché lui ha sempre fatto tantissimi gol di lungo estate, insomma, quindi complimenti. Gol numero 98 in Serie A per Luca Toni, che dunque si avvicina alla cifra importante per un calciatore che fa questo mestiere, cioè dei 100 gol, insomma, sta per entrare nel club dei centenari. Dopo una prestazione così, con un bel gol, chissà che anche la nazionale possa ripensare a lui, che ne dici? No, beh, tutto è possibile, è normale che se Luca continua a segnare la nazionale si apre, questo è poco ma sicuro, insomma, tutti i giocatori bravi che fanno bene il campionato devono essere in occasione, insomma, guardati dal allenatore. Lui Tone è già stato in nazionale, quindi è normale che se trova la condizione e continua a fare gol è uno di quei candidati alla nazionale. La partita era cominciata almeno a livello di marcature con questo sinistro vincente di Palacio, poi il pareggio del Bari in apertura del secondo tempo, fallo di Moretti ai danni di Nacho Castillo, rosso per il difensore del Genoa, calcio di rigore assegnato da Giannoccaro al Bari. Qui il fallo comincia sicuramente prima che arrivino in area di rigore, esemplare, impeccabile, poi la trasformazione di Barreto per il gol dell'1-1, terzo gol in campionato, secondo rigore consecutivo trasformato dal brasiliano. Questo il momento in cui sull'1-1 con l'uomo in più si aspetti che il Bari venga fuori, e invece la partita la fa il Genoa, grandissimo secondo tempo con il premio finale raccolto da questo colpo di testa di Luca Toni, minuto numero 96. Abbiamo detto, Ruggero, ci sono le premesse per una bella partita all'estate. Ci sono state, ma la grande, abbiamo già il primo tempo, insomma, con 4-5 contropiedi del Bari con Castillo che, come ha detto Ventura, deve essere più decisivo, più concretizzare di più, invece il ragazzo non è stato capace, anche per la bravura di Eduardo. Nel secondo tempo, giustamente, come hai detto te prima, nel rigore, nel miglior momento del Bari che pareggia in 10 il Genoa, è venuto fuori il Genoa e sparito il Bari. Grande pomeriggio, grandi emozioni qui a Marassi, dunque 2-1 per il Genoa. Adesso ancora una piccola pausa e poi torniamo per le considerazioni finali con Ruggero Ricci.